Registro. Stavo dicendo, infatti, che tu, il nostro capo della sicurezza più bravo di me su queste cose. Comunque, questa è un po' la centrale. Spiegalo tu, sei più tecnico, sì, in maniera allora, semplice in, però. Sì, in sostanza è il punto dove raccogliamo i segnali delle telecamere. E questo qui. I segnali delle telecamere vengono innanzitutto registrate, e quella settimana che abbiamo detto di dati compatibilmente con la legge sulla privacy. E contemporaneamente queste telecamere vengono trasmesse al centro di sala operativa ATAC e alla questura. Quindi sono, in questo caso sono 13 telecamere, ogni telecamera ha una sua identificazione e quindi viene con la stessa identificazione che abbiamo sul posto riportata in sala operativa. Quando si schiaccia il pulsante della colonnina si genera un allarme, questo allarme viene recepito e inviato in tempo reale alla sala operativa. Quindi l'allarme è sia video che audio, quindi l'operatore che ha schiacciato il pulsante può parlare con l'operatore della sala operativa. Contemporaneamente arrivano anche le immagini in sala operativa delle telecamere che sono intorno alla colonnina, quindi per far vedere che cosa sta succedendo nell'area. Ovviamente il sistema ha anche tutta una funzione di automatica, di rilevamento delle anomalie, tipo non so, l'assembramento di gente, una persona immobile per un certo periodo di tempo su una panchina o per terra, una macchina che viene in controsenso, un motorino che gira sulla piazza, cioè una serie di automatismi che aiutano l'operatore a capire se c'è una potenziale pericolo sull'area. Quindi questo in grandi linee è il funzionamento del sistema. Grazie. Dottor Barbato. Barbato. Responsabile sicurezza? Sì, sono il direttore della sicurezza dell'ATAC. Grazie. Prego.